abbiamo avuto le stesse manifestazioni nelle altre 8 province, nelle quali abbiamo scelto con una giuria dedicata per ciascuna provincia i 3 bozzetti che ci daranno delle idee per la realizzazione di questo monumento ai caduti civili e militari nelle missioni di pace. Tutto nasce dalla constatazione che sul nostro territorio non vi erano monumenti dedicati ai caduti post bellici, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri. E noi sappiamo benissimo che in tutti questi anni l'Italia ha condotto operazioni all'estero per portare pace e garantire sicurezza in posti meno fortunati della nostra nazione. Quindi da questa constatazione l'idea di realizzare un monumento in uno o più capoluoghi. Ovviamente serviva un'idea della morfologia di questo monumento, come dovesse essere, e l'idea ancora più brillante è stata quella di lasciare questa scelta ai ragazzi delle scuole. La mia scuola appunto ha accettato il concorso proposto dall'esercito italiano in cui diciamo, insegnanti ci hanno indirizzato a realizzare un lavoro per un monumento ai caduti. Infatti il mio lavoro proprio cerca di trovare un monumento che possa in qualche modo lodare il lavoro che l'esercito militare italiano ha realizzato durante tutti questi anni. Infatti il mio lavoro consisteva proprio nella realizzazione di un nodo che rappresenti l'unione un po' di tutte le nazioni che sono rappresentate appunto dalle bandiere e quindi doveva dare questa sorta di stabilità, questa staticità che appunto si presume che si raggiungerà un giorno. Il reggimento Lancieri d'Aosta VI di Palermo ha partecipato all'iniziativa Crea un monumento, il ricordo dei civili e militari caduti in missioni di pace. Allora, passiamo alla realizzazione di questo monumento, spiega in varie prospettive quello che mostra la stele con sopra un busto che vuole mostrare in realtà quello che è l'unione tra le due parti, in realtà perché non ci sono differenze nel mondo civile e militare, una cosa che comunque ci accomuna è la morte in sé. E in questo viene mostrato di spalle come con attenzione solo a ciò che vede, in questo caso un planisfero con i colori realizzati appositamente di nero e di bianco in forma di lutto con attorno accerchiato da ramuscelli di ulivo in segno di pace.